Mancano solo 5 giorni all'atteso appuntamento fissato al Ministero delle Politiche Agricole per il 27 agosto per fare il punto sull'emergenza fitosanitaria xylella fastidiosa che ha messo in ginocchio gli olivicoltori salentini colpiti dal disseccamento degli ulivi. La Coldiretti preme perché l'assessore regionale Fabrizio Nardoni chiarisca la posizione che la Regione Puglia intende assumere al tavolo ministeriale. Intanto si apprende che il cordone di sicurezza che dovrebbe isolare le piante di olivo infette sarà largo 2 km e lungo 45. Una barriera impressionante che taglierà in due un'area di 9.000 ettari tra lo Ionio e l'Adriatico colpita dalla xylella. L'emergenza è emergenza, il problema c'è e non va sottovalutato, però sono con chi pensa che le eradicazioni siano veramente l'ultimo scenario possibile, ha commentato ieri il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Lavoreremo fino all'ultimo secondo utile perché ciò non avvenga, ha assicurato. Dovremmo, ha aggiunto, dopo il 27 agosto, lavorare ad un provvedimento per gestire la fase emergenziale. Il batterio killer degli olivi, rilevato per la prima volta ad ottobre 2013, ha già colpito piante assai distanti dal versante gallipolino in cui era stato inizialmente circoscritto, ma a parere dei tecnici si tratta della manifestazione di un'infezione già contratta da anni e finora asintomatica. In tutta la provincia di Lecce sarà attuata una capillare azione di informazione sull'impiego inevitabile di insetticidi, necessari a fermare la diffusione attraverso il batterio. Ma i principi attivi e il dosaggio assicurano dalla regione non intaccheranno in alcun modo la microfauna.